ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi, ragazzi, non potevo non andare avanti con l'episodio numero 4 dedicato ai migliori deck da usare nelle sfide, ragazzi, nelle challenge. Abbiamo visto ieri quello con i tre moschettieri, la rete da battaglia, la gang di goblin, ma oggi volevo spostarmi su qualcosa di un pochettino più sugoso, un pochettino più pesante. Come vedete, ragazzi, il deck che voglio proporvi quest'oggi è Golem, Barbari, Zap, Mago Zap, Mega Sgherro, Estrattore di Elisir, Tronco e Sgherri. Da tre, ragazzi. Un deck abbastanza impegnativo, ma anche allo stesso tempo molto molto divertente. Lo vediamo, è lì, ragazzi, il nostro push principale, il Golem, che è preferibile riuscire a giocarlo con un estrattore o due giù, sarebbe veramente ottima come cosa, perché lo possiamo supportare benissimo con le truppe volanti. Come vedete, il Mago Zap giocato per andare a fermare eventuali draghi inferni, torre inferno o comunque anche piccole orde, e poi gli spell che vanno, come già sappiamo, ad aiutarci sia nella fase di difesa che nella fase di attacco. Quindi non perdiamoci d'animo, ragazzi, andiamo subito dentro una sfida classica, vediamo come si comporta questo deck, vediamo un pochettino come farlo girare in arena. Vediamo ancora qualche istante che parta il caricamento e poi eccoci qua, le Monarch, Bataclan, subito così. Abbiamo già un Golem, ragazzi, lo utilizziamo subito in apertura, vediamo se riesce a essere locato dalla Princess prima che questa possa sparare sulla torre. Lui cattivissimo con gigante e sgherri, allora andiamo a counterare i giganti e il gigante e gli sgherri, per male che non sono più di uno. Allora, la Princess sta colpendo il Golem, la cosa non ci preoccupa, cattivissimo lui con questo ingresso, ma noi siamo pronti a una ripartenza violentissima con il Golem. Gli mette sopra un Caballeros, vediamo se riusciamo a andare a fare ancora un po' di male con gli sgherri. Peccato per la Princess, peccato per la Princess. Ok, 1239, ma anche di là stiamo danneggiando. Anche di là stiamo danneggiando. Va bene l'orda, che secondo me è stata leggermente sprecata, ma come potete vedere, ragazzi, ferocissimi anche i nostri sgherrini con i golemiti che vanno a tirare giù la torre. Siamo anche messi meglio perché abbiamo 1618 la sua torre contro i 2394 della nostra. Andiamo subito a fermare la Princess con i barbari e torniamo indietro con questi quattro. Vediamo di mettere anche il mago elettrico. Siamo obbligati in questo frangente a giocarlo per far un pochettino limitare i danni alla torre da parte del Giant. Aspettiamo un attimo che tiri giù gli sgherri e siamo quasi pronti a ripiazzare un Golem, che secondo me potrebbe essere buono come giocata qua dietro. Quindi andiamo a difenderci e poi con l'estrattore di Elisir vediamo di riuscire a caricare l'attacco del Golem. Andiamo a tirare via subito la Princess che dà fastidio, e il Mega Sgherro sopra il Cavaliere. Ancora potevo evitarmelo, però va bene, non ho notato che avevamo anche la torre centrale attiva. Benissimo, benissimo i due spiriti al fuoco, bravissimo lui a mettere il moschettiere, ma noi siamo veramente veloci a tirargli giù la fornace, e il Golem quasi full vita si presume possa fare davvero male. Via subito con la Zap, un po' di scheletrini che mi davano un pochettino più di preoccupazione, e a questo punto sotto con un altro estrattore di Elisir per avere ancora il vantaggio rispetto a lui. Subito quartetto di barbari, vediamo se sono abbastanza veloci rispetto ai suoi sgherri. Dobbiamo mettere anche un mega sgherro, piuttosto ne salviamo due. Di nuovo dietro con il mago elettrico, vediamo se riusciamo avanti con la scarica e fermiamo via la Princess che dà parecchio fastidio. Via la Princess, benissimo, 1462. Di nuovo quartetto di barbari sopra, bene il moschettiere che è stato tirato giù, bravissimo ancora lui. Dobbiamo fermare questo attacco per poi ripartire. 1251, ce la possiamo anche fare, ragazzi, ce la possiamo anche fare. Vediamo se riusciamo a far girare il moschettiere, vediamo se si gira. Perfetto, si gira. Ok, questo volevo. Avanti con la Zap, togliamo gli scheletri, bellissima questa Zap. Possiamo procedere con il push dello stregone elettrico. 58 secondi, 3, 2, 1. E come vedete, ragazzi, potentissimo il deck, che va usato con una certa calma, ma che fa veramente, veramente male. Non è assolutamente difficile da far girare, ragazzi, bisogna solo stare attenti a non essere troppo scoperti. Ma come avete visto, una volta che c'è giù l'estrattore, la vittoria è il più delle volte assicurata.
Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto tanto. Voglio vedere se mi lasciate un bel po' di like. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle live e sui video che faccio e che facciamo ogni giorno. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!